Altre notizie. L'Osservatorio regionale sull'usura, in collaborazione con le Università di Torino e del Piemonte Orientale, ha istituito nel 2009 tre borse di studio per laureati e ricercatori delle facoltà di giurisprudenza, economia e psicologia in tre ambiti di ricerca. Gli studi sono stati presentati il 20 febbraio a Palazzo Lascaris, con la partecipazione del componente dell'ufficio di presidenza Tullio Ponso, delegato all'Osservatorio Usura. I tre ricercatori vincitori delle borse di studio sono Annalisa Boido per la ricerca in ambito giuridico, Cristina Rovera per l'economia, Marco Zuffranieri per quella in ambito psicologico. Io non posso che associarmi al plauso generale per questo tipo di iniziative che permettono alla Regione Piemonte di prendere consapevolezza su un problema spesso sottovalutato. Nei periodi di recessione economica l'usura è davvero un pericolo molto insidioso, perché i cittadini, come anche le imprese, vedono nell'usuraio inizialmente una sorta di benefattore, quello che permette di sopravvivere quanto gli altri ti negano il credito. Ebbene, questa ricerca metterà i cittadini piemontesi nelle condizioni per poter capire quanto insidioso sia il pericolo e come vada affrontato, rivolgendosi con fiducia alle istituzioni non solo regionali ma anche statali. Gli aspetti psicologici del problema dell'indebitamento, del sovraindebitamento e dell'usura sono essenziali da studiare, perché questi possono servire da un lato a prevenire il fenomeno attraverso una attenta educazione delle persone alla gestione del proprio denaro, e dall'altro per comprendere questo fenomeno al fine di poterlo in qualche misura contrastare.